quattro personaggi, quattro donne. Il secondo brano è intitolato La mamma fricchettona. Eccomi qui in tutta la mia semplicità, proprio un niente. Non c'è niente da dire su questo personaggio, altro che un consiglio alle donne presenti in sala di prendere esempio dalla scelta di vita di questa mamma fricchettona e darsi una regolata. Porcaccia, porcaccia, seriaccia, sti caramba dello strega. Anche in chiesa mi vengono a tampinare, dove mi nascondo io adesso? Vado in sacrestia e la sacrestia, oddio, altri due, dove mi nascondo? Vado nel confessionale, mi chiudo dentro, esco dopo domani, esco, è già occupato, ma che roba! C'è dentro un prete, li trovi dappertutto, sti preti li trovi. Mi confesserò, voglio vedere se i carabinieri hanno il coraggio di interrompere il sacro. Pronto? Volevo dire padre. Padre? Si è addormentato, ma è padre, scusi. Non mi scusi tanto se l'ho svegliato di soprassalto, è che vorrei confessarmi e se è possibile in fretta, non è possibile, è ancora addormentato, parliamo, che così con i miei peccati le donne svegliata, fermo, lei di qui non si muove, l'ho mai sentita, questa è la più bella, un prete che prima di confessarmi vuole andare al bar a bersi il caffè, non si muove, io pago le tasse, sa, pago le tasse. Le tasse c'entrano e come, perché se non sbaglio questa è una religione di Stato. E se non sbaglio lo stipendio ve lo dà lo Stato, cioè noi contribuenti. Quindi io esigo che la mia religione di Stato mi confessi. Padre, padre, per piacere, padre, mi confessi. C'ho un'ondata di fede che sto affogando, padre. Mi confessa? Grazie, è molto gentile. Cominciamo? Come dice? Da quanto tempo non mi confesso? Beh, mi faccia pensare un attimo, perché così su due piedi... No, sono cattolica, e che scherza, sarei qui a confessarmi, se no... Sono cattolica io, sono osservante, praticante, tutto, 20 anni fa. Si pare, l'ultima volta che mi sono confessata 20 anni fa, il giorno del mio matrimonio in chiesa. Ah, una cerimonia, certo in chiesa. Beh, veramente io non volevo sposarmi in chiesa, ma l'ho fatto per accontentare la madre di lui, che è molto credente. No, padre, anch'io sono molto credente, sono credentissima, mamma, ma sono anche comunista, insomma, come dire, comunista credente. No, non teista, non ateista. Non antiteista, io sono marxista, leninista e leninista, tolemaica, apostolica, berlinguista. Sono in regola? Posso andare? D'accordo, padre. Parto, giuro di dire la verità, tutta la verità, niente. Che ho fatto? Ah, non mi scusi tanto, padre, mi scusi, è la grande abitudine ai processi. Sì, sono stata parecchie volte sotto processo per resistenza aggravata pubblico ufficiale, furto con destrezza, che poi non era neanche con questa grande destrezza, perché se m'han beccata, semmai era furto con l'impaccio, semmai, a parte che non era neanche furto, perché io non rubo, ho fatto soltanto un po' di autoriduzioni che a me mi esaltano, andare con un quartiere intero di donne nel supermarket, no, paghiamo il 50%, è peccato, mortale. Beh, insomma, ormai le ho fatte, lei si segni, poi mi darà la penitenza, cosa devo fare, se l'ho fatto, l'ho fatto. Sì, padre, sì, c'ho famiglia, c'ho un marito, c'ho un figlio. No, loro non rubano, non si autoriducono neanche. Fuori casa? Sì, io vivo fuori casa. Bah, dove? Un po' qua, un po' là, dove mi capita. Mi rendo conto, no, padre, non mi dica niente. Mi rendo conto, come madre e sposa non sono questo grande esempio di virtù. Però guardi che sono diventata la sciamannata che sono adesso, è perché come madre e sposa io ero esagerata come esempio di virtù, che tutto il quartiere faceva, che esempio di virtù, che quella madre, quella sposa lì. Tutto il quartiere.
Poi, sa, quando ho avuto mio figlio, madre di Dio, la felicità, ho addirittura smesso di lavorare, padre, per tirarlo su, io di persona che mi piaceva lavorare, beh, ho smesso, era come il bambino Gesù, e io mi sentivo la Madonna, proprio, mio marito, San Giuseppe, l'asinello, il bue, tutto insieme, ero felice, poi è cresciuto, è diventata una bestiaccia, volevo dire... un po' vivace, no, sì, perché è andato a scuola, si è messa di mezzo sta porca politica, le occupazioni delle scuole, le occupazioni delle case, le cariche con la polizia, me l'hanno portato a casa una volta a padre che era coperto di sangue dalla testa ai piedi, che io sono cascata per terra svenuta. Da quel giorno lì mi ritarda un'ora, sento un'autoambulanza, è lui, è mio figlio, guardi padre, non me ne parli, padre, lei non sa cosa voglia dire essere madre, padre, no, non lo puoi immaginare, madre di un estremista di sinistra, di sto ragazzino, tremendo, in casa, ci contestava tutto a me e a mio marito, noi siamo militanti osservanti del PC, beh, le cose più gentili che ci diceva, opportunisti, revisionisti, sacrestani di sinistra, me e mio marito sacrestani di sinistra, quando poi non mi tirava fuori quelle tiritere cretine da indiano metropolitano, con una voce mi faceva: dove vai, zanghero, con la paglietta di Napolitano sulla testa, cossutta, ripieno di cervetti, la cravatta mendolata, lo sguardo berlinguero, mi pari il comico Tatò, oh figlio ingrao, Quinatta Cicova. Diventavo pazza dalla rabbia, un provocatore nato, nominarmi così i dirigenti del mio partito gratuitamente, ma lo sa che io per star dietro a mio figlio, sì, sono arrivata al punto di andare alle manifestazioni degli estremisti, pensino del PCI, e perché? Non ce la facevo stare a casa a aspettare che me lo portassero lì belle che morto, andavo, mi mettevo 10 passi del figlio, vigilavo, e che tu mica puoi andare a quelle manifestazioni lì come andare alle passeggiate, no, devi partecipare, devi gridare, certe gomitate nello stomaco, grida compagna, grido, si va presto a dire grido, finché c'era da gridare degli slogan contro i fascisti, lì ero nella regola, col cuore, ma quando padre a me del PC mi toccava gridare degli slogan contro la DC, mi sentivo male. Improvvisamente, di corsa, via, correre alla mia età, e manco farlo apposta, tutte le volte che gridavo, padre, sono di qua, ma no, non sono irrequieta, ho fatto la manifestazione, sì, no, non mi muovo più, sto qui seduta ferma, e tutte le volte che gridavo quelle robe lì a satanate, manco farlo apposta, non ti incrociavo con gli occhi di qualcuno della mia sezione che stava sul marciapiede a vedere passare la manifestazione degli estremi.